Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Quella dell'attuazione vera e completa del federalismo fiscale, chiaramente da parte nostra riscontro è positivo. Abbiamo però voluto sottolineare delle nostre preoccupazioni e affermare che vigileremo molto attentamente poi sulla concreta realizzazione dell'impianto. Innanzitutto una riforma complessiva in senso federale dello Stato. Noi oggi ci siamo per lo più concentrati sul fronte autonomie locali e quindi innanzitutto il completamento del percorso dei fabbisogni standard, che comporterebbe di risparmiare spese, recuperare e gestire meglio le risorse, efficientare tutto il sistema, l'apparato statale e quindi portare benefici alle autonomie. Ma è bene ricordare anche altri passaggi che lei ha fatto nel suo discorso programmatico: federalismo fiscale, revisione del rapporto fiscale fra centro e periferia, riorganizzazione delle regioni e del rapporto fra loro, che per noi significano completa attuazione del federalismo fiscale, autonomia finanziaria di entrate e di spesa di enti locali e di regioni, costi standard che finalmente premino i virtuosi e i capaci, il rispetto e la valorizzazione delle autonomie locali. In attesa della madre di tutte le riforme e tra tutte le altre questioni in cui in questo momento siete impegnati, perché non date completezza al provvedimento che avete nel cassetto, apritelo e tiratelo fuori, cioè quello sui costi standard, che da solo comporterebbe un risparmio per lo Stato di 27-30 miliardi di euro? Ma cosa stiamo aspettando? Stiamo aspettando che ce lo dica la Merkel o la BCE? Ce l'abbiamo lì nel cassetto, tiratelo fuori. È stata trovata una condivisione su un principio, noi pensiamo, estremamente fondamentale, cioè nel momento in cui ci sarà la fine della finanza derivata e gli enti locali potranno godere della propria autonomia dal punto di vista delle entrate, dal punto di vista delle gestioni, noi provocheremo fattori assolutamente positivi, tra cui la salvaguardia delle singole identità territoriali, ma soprattutto il concetto della trasparenza e della responsabilità. Cioè della trasparenza nella gestione degli enti locali e di qualsiasi ente pubblico e della responsabilità da parte degli amministratori. Questa riforma è una riforma fondamentale per questo Paese. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.